Sindaco, Etteia Iachini, la prima nata teramana, è un bel messaggio di speranza, una nuova nascita e in qualche modo anche una rinascita. Sì, insomma, un messaggio di speranza, come ricordavi, una luce, insomma, che accompagna l'inizio di questo 2021, dal quale ci aspettiamo proprio questo, che queste luci di speranza, di fiducia, insomma, possano espandersi e accompagnarci per tutto l'anno, un anno che deve ovviamente portarci la liberazione dal virus. Quindi gli auguri a Tea di una vita meravigliosa per lei e per la sua famiglia, ovviamente, sono accompagnati anche da questa spinta di tutta la comunità verso questa strada di luce e speranza che per tutto il 2021 ci dovrà accompagnare, come dicevamo prima, e poi, insomma, in una struttura, il nostro ospedale, che oggi vede anche la prosecuzione, spinta, insomma, della campagna vaccinale, che è ovviamente l'altro elemento fondamentale su cui si muove, insomma, che caratterizzerà, insomma, tutto questo 2021 per la liberazione dal virus. Luana Di Michele è la mamma di Tea, la prima nata dell'ospedale Mazzini di Teramo. Un'emozione fortissima, anche perché è stato anche un parto un po' lungo e travagliato, quindi quando l'ho vista è stata un'emozione unica. E Tea ha anche un fratellino, no? Più grande. Sì, Tea ha un fratellino che ha 7 anni, che presto conoscerà. È anche un po' un messaggio di speranza, questa bambina che nasce nel 2021, un nuovo anno, una nascita e una rinascita in qualche modo. Sì, un augurio per tutti che possa essere proprio un messaggio di speranza e rinascita per un anno migliore. Quanto pesa la bambina? La bimba pesa 4,90 kg.